anche se non abbiamo ancora finito di vedere gli aspetti legati alla statistica, in particolare come otteniamo le curve di possibilità pluviometrica, oggi comincio a parlarvi appunto della presentazione di una finitura bianca, sulla quale poi gli elementi di statistica che abbiamo studiato si inseriranno in maniera organica. E come ho accennato anche nelle lezioni iniziali, il sistema urbano deve considerarsi una cosa che un insieme di varie cose, tra cui queste infrastrutture che qui sono chiamate hard, ma anche grigie, quelle che andiamo a costruire, e altre infrastrutture più soft, per esempio che serviranno alla mitigazione della produzione del deflusso superficiale o la notte, che qui sono chiamate soft infrastructure. In realtà nelle soft infrastructure ci sono anche regole, codici, norme che attengono poi alla progettazione vera e propria del sistema. E il modo vecchio di affrontare questi problemi era naturalmente quello di affrontare il problema della costruzione della fognatura, ne abbiamo già parlato, costruire quindi una rete urbana di tubazioni essenzialmente con tutte le altre infrastrutture, con tutte le altre opere, con lo scopo di portare via l'acqua il più velocemente possibile dalle zone in cui questa accade. Non è così in una prospettiva più moderna in cui si pensa al controllo delle acque piovane, sia per un loro riutilizzo, ma anche semplicemente solo per mantenere invariato l'impatto della città sul deflusso in generale, sull'idrologia. E questo poi a sua volta ha degli impatti in generale sulla naturalità, per così dire, di tutto il sistema. E quindi che cos'è la fognatura? Beh, abbiamo l'insieme di canalizzazioni, quindi quando andiamo a progettare una fognatura dobbiamo capire come mettere queste tubazioni. Abbiamo manufatti di controllo idraulico, che possono essere delle vasche, volano, vasche di prima pioggia che servono a prendere l'acqua, la prima acqua dopo la pioggia, oppure quelle appunto infrastrutture verdi o green structure, infrastructure che possono essere appunto dei giardini o particolari rain garden, come si dicono. Poi sollevamenti, piatti di scarica e piatti di trattamento. Di tutti questi abbiamo in qualche modo parlato anche all'inizio di queste lezioni. E qui solo ve li ricordo. Questo è solo per ricordarvi alcuni degli che esistono degli elementi normativi che regolano la costruzione di una fognatura, fino dalle leggi del 63, del 76 e del 96 e successive modifiche di queste leggi. Non pretendo quindi lo scopo di questa slide, quindi semplicemente di ricordarvi che queste ci sono e vanno nel momento della progettazione conosciute. Vi è poi un ampio anche apparato normativo che è quello che riguarda la progettazione dei lavori pubblici, dei quali qui in questo momento non parliamo, ma che effettivamente è un elemento importante che voi non potete in assoluto non conoscere quando andate a progettare queste cose. Se io penso che voi dobbiate o dovete avere un corso sulla legge dei lavori pubblici, qualcosa del genere. Sì o no? In teoria, ok. E eventualmente, se avanzeremo del tempo alla fine di questo corso, ne parleremo un po'. È una cosa. La legge sui lavori pubblici e tutti gli apparati e le parti normative sono ovviamente delle parti, dal nostro punto di vista, molto noiose. Molto noiose quanto essenziali nella pratica e quanto peraltro
difficili da insegnare da un certo punto di vista, perché poi sono soggette a continue modifiche che vengono fatte nel corso del tempo. Il professionista che fa queste cose di continuo si tiene aggiornato sulla situazione. Per quanto riguarda l'hard infrastructure della fognatura, tradizionalmente si distinguono due tipi di fognature: le fognature bianche e le fognature nere, o le fognature pluviali, le fognature bianche sono quelle fognature pluviali, le fognature nere sono quelle che raccolgono gli scarichi delle case e degli edifici. Il sistema con cui noi andiamo a costruire l'impianto fognario, quindi, si può a sua volta suddividere in due capitoli: un sistema unitario in cui sia le acque bianche che le acque nere vengono convogliate all'interno della stessa fognatura, dello stesso sistema di tubazioni, della stessa rete, e un sistema separato in cui le acque bianche sono separate dalle acque nere. È evidente che dal punto di vista puramente così ingegneristico e funzionale, il sistema separato ha maggiori vantaggi, nel senso che le portate che sono condotte nelle fognature nere dipendono dalla dotazione idrica, dall'utilizzo idrico della gente e dei servizi che insistono su una città, e quindi questi servizi cioè hanno dei consumi che sono continui nel tempo e relativamente bassi come quantità. Si parla di decine di litri al secondo. Viceversa, la fognatura bianca deve entrare in funzione quando c'è un fenomeno di precipitazione, in particolare alcuni fenomeni di precipitazione estrema, cioè quelli che abbiamo visto nel nostro caso essere fenomeni di precipitazione con un tempo di ritorno assegnato attorno ai 5-10 anni, di cui poi noi andremo a calcolare l'intensità luogo per luogo. Le portate che escono da un calcolo di questo tipo sono dell'ordine dei metri cubi al secondo, quindi come minimo 10 o addirittura 100 volte tanto, in alcuni casi da 10 a 100 volte, quanto esce da una fognatura nera. C'è poi la qualità anche dell'acqua della fognatura nera, cioè la fognatura nera trasporta dei residui delle varie operazioni che noi conduciamo nei nostri edifici e in genere anche, quindi si tratta di sostanze che devono essere, che magari hanno viscosità diversa dall'acqua, devono essere trasportate, quindi basse portate con sostanze che hanno delle proprietà chimiche non banali da trattare, e quindi questo coincide con l'idea che le acque nere dovrebbero andare per conto loro. Tra l'altro, gli impianti di trattamento delle acque nere sono dimensionati poi su un certo afflusso di acque nere, per cui quando invece si immettessero contemporaneamente delle acque bianche, l'afflusso cambierebbe di ordine di grandezza. Questa è la ragione per cui, diciamo, nella città contemporanea in genere si opta per il sistema separato. Il sistema unitario, peraltro, ha dei vantaggi a sua volta, cioè il vantaggio principale è che in un unico tubo c'è tutto e quindi si occupa meno spazio. All'inizio di tutta questa storia della costruzione delle fognature, torniamo indietro di qualche centinaio di anni. Le fognature non c'erano, il sistema di drenaggio urbano era tal quale quello che adesso vediamo in alcuni paesi in via di sviluppo, cioè le acque venivano raccolte, le strade venivano costruite in modo da veicolare le acque da una parte e dall'altra, e molti degli scarichi erano direttamente sulle strade o addirittura nei corpi idrici, no? Poi si è pensato ad un sistema fognario, specialmente nelle città più grandi, che da prima era un sistema che raccoglieva tutto, quindi anche il sistema unitario in qualche modo è un'eredità di questo pensiero.
e di questa di questo pensiero, di questa storia. Nel sistema unitario, che cosa succede? Le acque vengono veicolate ad un impianto di trattamento. Quando però superano una certa portata, l'acqua viene diretta al corpo idrico recettore principale. Questo per evitare evidentemente il sovraccarico dell'impianto di trattamento. Nel sistema separato invece le acque nere vanno all'impianto di trattamento e le acque bianche vanno direttamente al corpo idrico recettore. Non è più vero neanche questo, perché laddove si riconosca che le acque di lavando le strade accolgono per esempio metalli pesanti, idrocarburi, cose di questo tipo, e sia quindi utile portarle ad un trattamento, si può pensare anche che perlomeno la prima parte delle piogge siano portate ad un impianto di trattamento opportuno in questo caso per quel tipo di situazioni. Come si dispone? Quindi due tipologie di impianti fognari, il sistema unitario e il sistema separato. E dove si dispongono le reti di fognatura? Qualcuno di voi che ha studiato su dei libri tradizionali dice, qui si parte subito, si dice, esistono delle conformazioni tipiche, per esempio a raggiera, ortogonali alle direzioni, alle linee di livello, cose di questo tipo. In realtà è questo che succede. Quello che succede è che voi avete nella pratica due situazioni con le quali vi confrontate. La prima situazione è quella in cui voi dovete progettare un'espansione urbanistica. E quindi nel progettare l'espansione urbanistica dovete progettare tutti i sottoservizi che a questa espansione competono, e tra cui anche le fognature. L'altra situazione in cui in genere vi trovate ad operare è voi avete a che fare con un pezzo di città, un quartiere, in cui si trova per esempio che la fognatura è insufficiente o crea dei problemi, e quindi voi dovete riammodernare questa fognatura. In entrambi i casi la distribuzione della fognatura non è, per così dire, indipendente, non è certo quello che comanda la disposizione. La rete fognaria va prevista comunque in genere lungo le strade. Nella nuova espansione urbanistica voi andrete a disegnare quali sono le strade principali, e lungo le strade, con le strade medesime, voi andate ad identificare dove vanno i sottoservizi, in particolare la fognatura e poi anche l'acquedotto. Se la strada è sufficientemente larga, la buona norma dice di mettere la fognatura da una parte e l'acquedotto dall'altra, per evitare che per qualche motivo, anche se questo comunque non dovrebbe succedere per via del funzionamento proprio dell'acquedotto, che è una rete in pressione, a differenza della fognatura che è una rete che funziona a gravità, e va sul lato opposto quindi dell'acquedotto. Se invece la strada è stretta, l'acquedotto va sopra e la fognatura va sotto, ad una distanza di circa un metro l'una dall'altra. Detto questo, la conformazione plano-altimetrica delle strade e quindi anche della fognatura che ne consegue deve tener conto di che cosa? Della configurazione plano-altimetrica della zona in cui andate a progettare. Di dove sta il mezzo recettore finale? Perché voi dovete comunque portare ad un corpo idrico la vostra acqua, non so che, cioè. Si possono anche pensare dei sistemi di stoccaggio, ma questo in generale in alcune situazioni in cui la quantità di acqua pluviale è limitata e quindi la potete stoccare. Se in un sistema che funzioni qui per esempio a Trento, che potremmo definire una zona climatica, ma
alpina in qualche modo, insomma, anche se questo non ha molto senso, ma qui abbiamo 1000 mm di precipitazione all'anno, precipitazioni intense che possono essere da 50-60 mm in un'ora, 90-100 a seconda dei tempi di ritorno. E non possiamo pensare di stoccare tutta l'acqua dell'onda di via, dobbiamo portarla ai corpi idrici recettori, dai quali quindi ci dobbiamo curare della posizione reciproca rispetto a questi. Opere di mitigazione e infrastrutture verdi, ne abbiamo già parlato. E del trattamento anche delle acque ne abbiamo già parlato. Qualora sia necessario fare un trattamento, bisogna anche ubicare gli impianti di trattamento e quindi ci deve essere lo spazio, bisogna trovare le zone dove tutto questo possa essere fatto. Dal punto di vista dei lavori pubblici, questo significa l'interazione anche con proprietà che magari sono private, quindi l'esproprio di terreni e tutte pratiche di questo tipo, ragione per cui ciascuno di questi, in realtà ciascuna di queste parole che io dico in pratica è un'operazione che richiede un certo tempo, cioè, e anche una certa minimizzazione, per cui se ci sono strade esistenti è meglio costruire lungo le strade esistenti per evitare espropri o situazioni comunque che ritardino anche il conseguimento dell'opera o comunque vadano ad aggravare i costi. Un principio ordinatore è quello moderno, è quello dell'invarianza idraulica, cioè possibilmente tutto quello che faccio dovrebbe essere fatto in modo tale da non alterare il ciclo idrologico. Abbiamo visto viceversa che le città costruite fino ad oggi alterano in maniera sostanziale il ciclo idrologico, aumentando grandemente la produzione di deflusso superficiale e diminuendo, per esempio, l'apporto in falda. Questo per una nuova espansione urbanistica. Se invece abbiamo a che fare con un pezzo di città già esistente, andate subito alla riga finale e osservate che in genere voi in Italia avete già la fognatura presente. Magari questo non è la stessa cosa in un paese in via di sviluppo dove la fognatura potrebbe anche non esserci e quindi andare costruita. Le regole sono le stesse regole che abbiamo visto prima, cioè la fognatura va lungo le strade e è distanziata dalla rete di acquedotto. Una rete urbana già esistente, per esempio, può essere rappresentata come questa. Questa è una zona vicino al fiume Fersina, qui sotto, dall'altra parte, completamente urbanizzata. Quella che vedete segnata in verde più o meno è un andamento plausibile per la rete di fognature che va a ricoprire tutte le strade. Che cosa abbiamo fatto qui? Abbiamo isolato l'area e l'abbiamo partita in varie parti che sono segnate in rosso. Voi vedete che la partizione dell'area, in questo caso si potrebbe fare riferimento a delle regole, come dire, sulle pendenze e così via, ma come vedete qui a generare la partizione dell'acqua sono quasi sicuramente la disposizione dei tetti e dei pluviali delle singole abitazioni che non siamo tanto in grado di controllare dal punto di vista della progettazione a questo livello di approssimazione. E quindi in realtà poi le aree sono attribuite qui a specifiche tubazioni, a specifici tubi, in modo ragionevole, ma con un certo grado di arbitrarietà. Su un'area già esistente andrebbe verificata la resilienza di quello che c'è già, cioè non è che una rete fognaria ce l'avete già, allora il vostro scopo, come abbiamo detto prima, non è tanto quello di progettare una fognatura ex novo, ma di controllare se la fognatura che c'è è funzionale a quello che dovrebbe fare, cioè tirare via le acque superficiali nei momenti di pioggia intensa.
Quindi poi parleremo esattamente cosa intendiamo per resilienza e vulnerabilità, e quindi non mi soffermo su questo aspetto. Però dobbiamo costruire delle idee anche che in questo momento non sono ancorate esattamente normate, nel senso che rispetto a queste situazioni quello che si verifica nei casi correnti è che per esempio una parte di una fognatura è insufficiente a trasportare le acque. Allora qualcuno dice: ah, la progettura, i casi sono tanti, la fognatura è stata progettata male, cosa plausibile, la manutenzione è stata fatta male, terzo, sono cambiate le statistiche delle precipitazioni. Come capite, sono tutti e tre casi possibili in cui in questo momento sappiamo che il clima sta cambiando in maniera, cioè o meglio, cambiava anche prima, adesso cambia in maniera molto accentuata, per cui anche il regime delle precipitazioni cambia, e una fognatura progettata, supponiamo, 50 anni fa potrebbe non essere più sufficiente a contenere le precipitazioni, perché le precipitazioni del luogo sono cambiate. Si deve riprogettare dove si deve. La fognatura è una rete che funziona a gravità. Quindi cosa significa? Significa che questa è una sezione di un tubo in cui vedete segnato qui in rosso il livello di massimo riempimento delle condizioni di progetto delle varie tubazioni, poi ci soffermeremo anche su questi aspetti. Vedete che la fognatura ha una pendenza, in particolare potete osservare le pendenze del fondo, e poi questa è una tavola, diciamo una tavola anche abbastanza buona di questo pezzo di fognatura. Quello che muove l'acqua è la gravità. C'è una pendenza, la forza di gravità muove l'acqua dall'inizio verso la fine, ragione per cui partiamo da una certa profondità, arriviamo ad un'altra profondità che adesso qui non riesco neanche a leggere. Supponiamo potremmo partire da una profondità dell'ordine di un paio di metri e arrivare a 3 metri di profondità, o 3 metri e mezzo di profondità. Potrebbe essere un andamento ragionevole. Quale pendenza dobbiamo dare alle fognature che funzionano a gravità? E la pendenza che riusciamo a dare minima è dell'ordine di una frazione per mille, quindi per esempio l'un per mille potrebbe essere un'indicazione ragionevole, un metro ogni mille metri di fognatura. E se la pendenza del terreno naturale del terreno è maggiore, naturalmente è quella che comanda la pendenza della fognatura e il diametro dei tubi che man mano io vado ad inserire, perché se io parto con un tubo da, supponiamo, 500 mm di diametro interno e arriviamo con un tubo di 120 mm, di 1200 mm di diametro interno, evidentemente dovrò comunque scavare se non voglio andare in superficie. In ogni caso deve essere soddisfatto un criterio che si chiama criterio di autopulizia, cioè l'acqua nelle condizioni di progetto deve esercitare sul fondo uno sforzo tangenziale capace di asportare quella parte di sedimento che eventualmente si è depositata sul fondo. Lo sforzo tangenziale si calcola come è scritto qua, gamma RH per I, dove gamma è il peso specifico dell'acqua. RH è il raggio idraulico. Cos'è il raggio idraulico? Raggio idraulico, uno che me lo dica? Il rapporto fra il perimetro bagnato e l'area. È il rapporto fra l'area bagnata e il perimetro bagnato. Corretta? Sì.
Quindi il raggio idraulico dipende dalla sezione che sto considerando e dal grado di riempimento che sto considerando. I è la pendenza del fondo, che è un termine adimensionale, e questo sforzo tangenziale per normativa deve essere superiore a 2 N per metro quadro, mi manca un metro quadro, 2 Pascal. E questo è ritenuto, diciamo, un elemento progettuale contro il quale noi dovremo verificare la nostra progettazione. Sulle aree di competenza ho già parlato. Prendo la mia area, la suddivido in parti più o meno di area uguale. La suddivisione dipenderà dalla struttura urbana, da come sono fatte le strade. La buona regola dice che io lungo la fognatura devo imporre di mettere dei pozzetti di ispezioni ogni 25-30 metri. E quindi in linea di principio l'acqua va dentro in tutti i pozzetti che compaiono. Io però non suddivido le aree di competenza pozzetto per pozzetto, ma generalmente raggruppo in questa suddivisione dell'area, raggruppo più una sequenza di pozzetti su un'area sufficientemente grande. Per esempio qui potrebbero essere 100 metri, ci sono 4 pozzetti ipoteticamente in questa parte, non suddivido quest'area in 4 parti, ma in un'area grande comune, che questo che cosa ha come riflesso? Che nel momento, qui abbiamo già detto che la rete c'è già e io la devo solo ricalcolare, se non ci fosse dal punto di vista del calcolo della rete, questo significherebbe che su tutta quest'area io metto un tubo dello stesso diametro. Se io lo spezzetto di più, può essere che all'inizio ci sia un tubo un po' più piccolo e alla fine un tubo un po' più grande. No, alla fine il tubo della grandezza che io ho considerata. Quindi, cioè, più grande io prendo le aree, più grandi evidentemente sono i diametri dei tubi che devo considerare su quell'area, e quindi in un certo senso vado a sovradimensionare alcune parti di quel tubo, ma poi dal punto di vista pratico la progettazione della fognatura non dovrò neanche usare tutti i diametri che ho disponibili, ma userò solo 3-4 diametri su tutta la fognatura, anche per questioni di praticità e di cosa in opera. Quindi le ragioni di questa suddivisione stanno a queste considerazioni. Quindi, quando io ho fatto una suddivisione di questo tipo, quello che succede è che io il sistema suddivido in certe aree, ed è nelle aree dove avvengono i processi idrologici primari di precipitazione e di infiltrazione. La parte che si infiltra va nella falda ed è considerata non portare nessun contributo alla fognatura. L'altra parte che non si infiltra ruscella in superficie, produce quello che abbiamo chiamato anche runoff in inglese, ed è il runoff che viene captato dalla fognatura. L'insieme di tubazioni della fognatura poi di per sé per il resto è impermeabile, cioè è un sistema di tubazioni. Questo sistema di tubazioni in linea di principio e anche in pratica può entrare dentro la falda che è presente nel terreno sottostante, però anche se vi entra non deve ricevere acqua dalla falda, deve ricevere solo acqua dai pozzetti. Dal punto di vista della progettazione deve essere completamente impermeabile rispetto alla falda che gli sta intorno. Anche su questo si potrebbe discutere, si potrebbero progettare dei sistemi diversi, il calcolo diventa molto più difficile perché potrei
se io lascio penetrare l'acqua di falda all'interno della fognatura, soprattutto in prossimità dei corpi idrici recettori, noi potremmo avere acque all'interno della fognatura costantemente nel tempo o quasi, a seconda del livello di oscillazione della falda, e questo implicherebbe che nella progettazione della fognatura noi abbiamo sempre mezza fognatura piena anche ancora prima che cominci a piovere. Queste le ragioni dell'impermeabilità della fognatura. Che cosa avviene nella fognatura? Avvengono due fenomeni. Uno è la propagazione del di quello che prima era ruscellamento superficiale, cioè l'acqua va dentro un pozzetto, poi si propaga lungo il tubo con una certa celerità. Un'onda di piena si propaga con una certa celerità. Concetto che vi deve essere in qualche modo chiaro dai corsi di meccanica dei fluidi. Avviene anche un altro fenomeno che è l'aggregazione della portata, cioè più tubi si concentrano in un unico pozzetto e quindi l'acqua che proviene da queste tubazioni si somma, cosa del tutto ovvia in un certo senso, ma che non è poi così banale da calcolare. I criteri di mitigazione possono intervenire sia sul controllo dell'infiltrazione, perché se l'infiltrazione qui è fatta dipendere dal tipo di superficie. Per esempio, se io metto un banco in formica sopra tutta la mia superficie, un telo di nylon, nulla si infiltra. Se invece metto un telo di nylon bucherellato, controllo l'infiltrazione con in realtà quello noi non mettiamo dei teli di nylon, però possiamo mettere spesso nei terreni urbani, per esempio dei tessuti, dei vari tipi di tessuto a substrato, oppure abbiamo delle zone verdi, oppure abbiamo delle strade, dei tetti e delle cose che sono praticamente impermeabili. Su questo poi ritorneremo. E l'altro modo su cui possiamo intervenire lo stoccaggio del ruscellamento, cioè costruiamo vari tipi di mini serbatoi o di grandi serbatoi o di altre cose attraverso i quali, con i quali controlliamo a livello locale il ruscellamento. Lo sappiamo, le precipitazioni sono variabili nel tempo. Anche se adesso sembra che continui a piovere, diciamo, sono molto variabili nel tempo. Quindi la fognatura bianca non viene progettata per ogni evento di precipitazione, bensì in base ad un evento con un prefissato tempo di ritorno, un concetto che avevo già espresso prima e che ho espresso più volte. Ma questo comporta anche una cosa a cui forse la gente normale, non gli ingegneri come voi, non è pronta, cioè che una fognatura certo può andare in crisi quando, se è stata progettata correttamente, deve andare in crisi per tempi di ritorno superiori al tempo di ritorno per cui è stata progettata. Quindi se mi cade una precipitazione con 100 anni di tempo di ritorno, è assolutamente normale che ci siano delle acque in superficie durante quella precipitazione, perché i criteri di precipitazione, di progettazione della fognatura richiedono tempi di ritorno molto inferiori a questi. Dopodiché, nell'ambito dell'amministrazione che appalta per la costruzione di una fognatura, possono subentrare altri tipi di ragionamento, per cui per esempio una certa zona magari ha determinate situazioni per cui è bene che praticamente mai l'acqua esondi, e quindi magari quel pezzo di fognatura si può progettare anche con tempi di ritorno molto più alti.
Però chiaramente questo è frutto di un'operazione che deve essere consapevole e che ha dei costi che vengono ribaltati sulla comunità. E anche qui quindi ci deve essere un'analisi di costi e di benefici in questo senso, che poi bisogna essere in grado di difendere, per esempio di fronte alla Corte dei Conti che dice no, tu ingegnere ti sei messo d'accordo con il tuo amico ingegnere con cui avete fatto l'università assieme e che adesso lavora per l'amministrazione pubblica, supponiamo di un comune di Rovereto, vi siete messi d'accordo per costruire un'opera molto più grande, così tu hai preso più soldi e poi gliene hai dati dietro un po' di intangente a lui e tutti e due siete stati contenti. E bisogna sapersi difendere da accuse di questo tipo. Allora il nostro tempo, per il nostro tempo di ritorno, e qui ritorniamo alla situazione a voi già nota, le precipitazioni col tempo di ritorno si riferiscono alle analisi con le curve di possibilità più geometriche che abbiamo già visto. Queste cinque curve sono cinque curve interpolate con Gumbel, con uno dei metodi che stiamo imparando a conoscere, e rappresentano che cosa? L'altezza di precipitazione per una certa durata, mentre i tempi di ritorno stanno, per così dire, sulle ordinate, perché sono in relazione uno ad uno con le probabilità. Se noi chiediamo per esempio un tempo di ritorno di 10 anni, quella curva che è identificata rappresenta, nell'intersezione con le curve di Gumbel interpolate, le altezze di precipitazione che corrispondono a 10 anni sulle durate diverse, a più un'ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore, e quindi da questa doppia operazione di interpolazione delle curve di durata delle precipitazioni di massima intensità annuale e l'incrocio con il tempo di ritorno, sono in grado di trarre 5 coppie di altezze e di durate. In funzione delle altezze e delle durate, sono poi in grado di costruire quelle altre curve che sapete essere le curve di possibilità più geometrica, che mi danno l'altezza in millimetri di una precipitazione a seconda di un assegnato tempo di ritorno. Quindi ho disegnato 3 perché, come altrettanto bene sapete, le curve di possibilità più geometrica devono essere approssimativamente parallele tra di loro, e quindi per visualizzare che effettivamente almeno nell'ambito delle precipitazioni che sono di interesse per la nostra analisi sono parallele, le ho disegnate di 10, 50, 100 anni o qualcosa del genere, adesso non mi ricordo di più se sono 50, 20, 50, 200, cioè, o l'una o l'altra, insomma. Ed è quello quindi il nostro punto di partenza del calcolo poi della dimensione dei punti. Un elemento importante qui è che noi non abbiamo fissato le durate di precipitazioni, abbiamo solo interpolato una relazione fra altezze e durate, perché sarà il sistema che andiamo poi a costruire che ci dirà quali sono le durate che generano la massima precipitazione. Per fare questo dovremmo calcolare come si formano le portate all'interno della rete, ma questo è l'argomento di una delle prossime serie di slide.